Adesso tocca a lei parlare. Quello è vero, quel che ha detto lui. Cioè, infatti io mi trovavo in galera per quel periodo perché in passato ero tossicodipendente e anch'io come lui ero proprio al limite del... anch'io ero disperato, ero proprio... Mi facevo quasi 5 grammi di eroina al giorno, quindi ero proprio distrutto. E mi sento chiamare da un lavorante della sezione, mi dice: Mary, c'è un ragazzo siciliano al piano di sopra che ti darebbe delle sigarette se ci accorci un paio di pantaloni. Io, dato che appunto non avevo proprio nulla, anche un pacchetto di sigarette mi facevano comodo. Allora ho accettato e mi viene portato questo paio di pantaloni, io li cucio. E poi, quando ho finito il lavoro, vado su al piano di sopra, dove era lui, la cella era chiusa, lo sportello anche, allora io busso e all'improvviso si apre lo spioncino e lo vedo lui in tutto il suo splendore, era in pantaloncini ed era lì tutto, che lui faceva molto sport a quei tempi, aveva un fisico veramente stupendo e subito sono rimasta colpito dalla sua grinta, dal suo aspetto così bello e imponente. Però nello stesso tempo intimoriva con questo suo aspetto così rude. Io non mi aspettavo un tipo così, che ero quasi intimidita, non riuscivo neanche a parlarci. E lui, grazie, e mi ha dato le sigarette. E mi ha detto anche: sai, se ti mando delle poesie, me le traduci, insomma era una scusa per attaccare il bottone a me, dato che ero sola e mi faceva piacere avere conoscenza. E lui mi dà anche queste lettere, queste poesie da tradurle e io me le porto in cella. E da lì è cominciato, però subito avevo un po' di timore, no? Cercavo di tenerlo un po' alla larga, finché una mattina vado in libreria lì in sezione e dovevo fare un corridoio della sezione per andare in questa libreria. Entro in libreria, poi esco dalla porta della libreria e me lo trovo davanti. Lui mi prende con la mano, mi dà un bacio sulle labbra, così mi ha scioccata la cosa e da lì è cominciato la nostra storia. Io, appena avevamo un po' di tempo all'aria, ci incontravamo, era l'unico con cui dialogavo. Poi lui, dato che anche lui non aveva una lira, però aveva le mani d'oro, sapeva fare con i fiammiferi, faceva degli accendini, dei quadretti, delle cose molto belle, faceva questi lavoretti e li mandava attraverso i lavoranti, si faceva dare dei pelati, dei piselli, della pasta. Insomma, da quando ho conosciuto lui è finita la fame nella mia cella, perché dato che io ero con altri due transessuali, perché in cella ci tenevano da una parte, però all'aria potevo andare con lui e facevo la mia ora d'aria in compagnia di lui. Però, dato che eravamo in due celle diverse, lui si è fatto trasferire al piano di sotto, alla cella di fronte alla mia. Così potevamo parlare tutto. E per fare questo,
dato che non potevamo metterci a gridare, mi ha imparato un dialetto, un alfabeto muto. E piano piano ci siamo imparati e comunicavamo tramite questo alfabeto Non conosco, che poi lui con cui comunicavamo. E lì, sinceramente, ho passato 4 mesi, che a dirlo assurdo, però sono stati 4 mesi veramente molto belli, quasi non da dire mesi più belli, ma 4 mesi belli della mia vita. È assurdo dire che uno li ha passati in carcere, però sinceramente ho avuto in quei 4 mesi ciò che una persona desidera l'affetto, la comprensione, tutto l'amore che uno cerca, io l'ho trovato con lui. Lui me lo ha dimostrato e mi ha fatto passare veramente 4 mesi molto belli. E infatti poi lì è cominciata la nostra storia e che si è trascinata in 20 anni, sono 20 anni che adesso stiamo assieme. Io sono 4 mesi, più bella della tua vita. Tu me ne hai fatto passare 14, più bella della mia vita. Perché poi lui ha dovuto fare una pena lunga, quasi 10 anni, però io l'ho aspettato e in questo frattempo appunto ho girato diversi carceri per andare quasi tutti i mesi a farci colloquio. Però è una cosa che a me innanzitutto mi ha fatto togliere dal vizio della droga, perché da quando ho conosciuto lui, cosa che non era riuscito nessuno, né i miei familiari né tutti i miei più cari amici avevano cercato di darmi consiglio, smettiti di drogarti, torna a essere la persona stupenda che eri. E io sì, però non trovavo la forza di riuscirci. Però appunto lui, Cambia forza se sono col riuscito. suo affetto, col suo carattere, con la sua durezza e nello stesso tempo con la sua dolcezza, mi ha dato la forza di dire ho uno scopo, anche di aspettare lui, anche 10 anni, cioè voglio vedere dove devo arrivare, dove si può arrivare. E ho dato quasi uno scopo alla mia vita e Ci dopo siamo 20 anni arrivati. siamo ancora qua, fra diversi problemi, perché la vita non è dura solo in carcere, anzi in carcere è facile perché l'unico problema che hai è quello di mangiare e di dormire, è che trascorrono le ore, ma il brutto della vita è dover tutti questi problemi che si affrontano per poter tirare avanti, adesso poi è Sì, ma sempre dirgli più un'altra dura. parola, amore. Cosa? Posso dire una cosa io? Che i lavoranti, quelli portavano la spesa e cose, no? I bullici non ci piacevano, li trattavano male. Un giorno ho chiamato il lavorante, buon'anima perché è morto, suo ragazzo. Ho detto, Roberti, tu tutti i sera vieni qua e ci porti a mangiare a quella cella. Chi mi tocca a me, lo tocca a me e siete tutti morti. Chi ti ha mancato più di rispetto? Nessuno. Nessuno, quello è vero. Apparteneva a zio Enzo e nessuno ti ha mancato di rispetto. Io 30 persone ho sparato da solo all'aria. O non è vero? E a uno ci ho spaccato il pallone di cuoio in faccia io. A me si scoppia la testa. Non è vero, ho scoperto un pallone di cuoio. Lui faceva il portiere, se vuoi mettere in porta, gli ho tirato una pallonata e ho scoperto i palloni. Non Tu conferma anche lei. E guai che me la toccava. Ma anche i guardie, pure i guardie. Una sera era una guardia, no? Ci fa col paperoncino così a lei, non naso.
Disse, guarda, vieni qua un attimo. Vedi quella lì. Come ti permette un'altra volta di levare la testa, che ti cutta la divisa senza divisa. Tanto non avevamo un cazzo da perdere. Sì, o non è vero? No, quello è vero. Infatti eravamo talmente attaccati, affezionati, che l'uno all'altro, che ci eravamo isolati proprio da tutta la... Tutto il resto della banda. Da tutta la sezione, proprio. E a me mi tenevano, erano in 30 a passeggio, nessuno si permetteva di dirmi una parola così, nessuno, perché ci facevo un mazzo così, ci facevo, a tutti quanti, detenuti. Io e lei siamo due dominatrici, due, lei domina a me e io domino a lei, però è lei quella che comanda, non io, però appena alzavo io, tutto a posto. Chiuso il discorso, ma non perché la voglio dominare, perché ci capiamo dalla vita oramai, noi siamo vecchiarelli oramai. Com'è andata la canzone dei vecchiarelli? C'è due anni, ma diventa una cosa sola. E no, all'inizio com'è? Mio amore, adesso non è il caso di farmi cantare. No, tu dimmi il titolo la canto io. Comunque non domina né uno né nessuno domina l'altro, soltanto che ci... Tutte e due ci conosciamo. Avemma diventa una cosa sola. Ci avemma consola, vecchi contenti. Pregana grazie a Dio stare a te, vicino a te, senza parlare.